A Skopje, in Macedonia, nell'ambito della Fiera Internazionale del Libro e all'interno del contesto della seconda edizione della Primavera Italiana del Libro, è stato presentato il volume Piove all'insù di Luca Rastello, un romanzo intenso e straordinariamente lucido che ricostruisce alcuni delicatissimi passaggi di un periodo tra i più nebulosi della storia italiana, gli anni 70. Un momento di approfondimento organizzato da Inacto, un brillante team di consulenza italo-macedone che ha organizzato una serie di appuntamenti e iniziative e si è occupato di gestire lo stand italiano alla Fiera Internazionale del Libro di Skopje. Un'occasione questa per parlare di anni 70, di fronte ad una platea qualificata di professori di italianistica dell'Università di Skopje e di ospiti prestigiosi provenienti da varie università italiane. All'estero molto spesso la percezione dell'Italia e della letteratura italiana, ma anche della storia italiana più o meno recente, è ancora attraversata da immagini stereotipate. Quindi anche in quanto ufficio culturale dell'Ambasciata d'Italia a Skopje è chiaro che l'interesse sarebbe quello di avvicinare le persone, e qui sono tante perché l'italiano è la seconda lingua più straniera più studiata in Macedonia, l'interesse è quello di avvicinare queste persone ad una Italia e alla storia dell'Italia in maniera un po' meno convenzionale. Diciamo che usa la fantasia, ovvero una storia, una fiction nel senso più stretto, per analizzare la realtà. Il fine è raccontare una trasformazione, un'epoca della storia italiana recente che è fra le meno raccontate, è molto enunciata, ci si fa molta retorica sopra, ci sono immagini che hanno in qualche modo sequestrato tutto l'immaginario rispetto a quegli anni. Pensa alla frase gli anni di piombo, si parla degli anni 70, sono gli anni di piombo, ecco. Restituire vitalità all'immagine di quegli anni lì attraverso la narrazione era anche il tentativo di capire se lì non ci sia qualcuno dei nodi irrisolti della nostra vita di oggi, no? Di andare a vedere il passato per valutare quelli che possono essere gli effetti su un presente che ci lascia abbastanza inquieti, no? Che fa paura, che allarma, che affascina anche per quanto è gravido di possibilità, ma che si presenta come molto misterioso. Piove all'insù, un modo per dire che le cose vanno al contrario, il mondo alla rovescia, ma anche una poetica immagine su di un periodo storico tra i più dolorosi e densi della storia repubblicana italiana. Non so se sia meno approfondita, diciamo che all'estero gli anni 70 sono percepiti come una nebulosa indistinta durante i quali sono successe delle cose terribili, ma che non si sa bene a chi attribuire, forse noi stessi in quanto italiani non sappiamo a chi attribuirle. Però come in Italia sta avvenendo una specie di revisione sia individuale che collettiva, un ripensamento sugli anni 70 che possono essere la chiave di lettura anche della realtà di oggi, ad esempio dell'attuale situazione del mondo del lavoro, oppure dei meccanismi che hanno portato molti giovani ad allontanarsi dal nostro paese. Questa situazione, questa occasione è un'occasione per aprire qualche squarcio in questa nebulosa. Ovviamente non abbiamo nessuna pretesa di essere esaurienti, ma di creare qualche curiosità rispetto ad una realtà che probabilmente è utile a capire anche i meccanismi dell'Italia di oggi. Qualcuno ha detto perché racconta un'epoca in cui può succedere di tutto, qualunque cosa può accadere, qualcun altro ha detto perché racconta un'epoca in cui tutto è fuori posto e non va come dovrebbe. La verità è che c'è un punto del racconto in cui c'è un'acquazzone così forte che le gocce rimbalzano per terra e tornano.